Le grandi dighe e gli sbarramenti di medie e piccole dimensioni costituiscono sul territorio montano della città metropolitana una realtà diffusa. Le possibilità che una diga collassi e provochi un grande disastro sono remote, tuttavia sono uno scenario di rischio possibile a cui cittadini e amministratori devono essere preparati. Se ne è parlato il 19 giugno nel Salone d'Onore del Castello del Valentino a Torino in occasione di Dighe, Conoscenze e Sicurezza, un seminario tecnico transfrontaliero organizzato dalla città metropolitana di Torino nell'ambito del progetto europeo Alcotra-Resba, primo momento di confronto sul tema degli sbarramenti idrici e la sicurezza con amministratori, professionisti e cittadini del territorio. Il progetto Resba è un progetto transfrontaliero Italia-Francia del programma Interreg che si occupa degli aspetti relativi alla sicurezza degli sbarramenti e anche di quelli che sono gli aspetti e le conseguenze relativamente agli impatti che questi sbarramenti hanno sul territorio. Tutti gli aspetti di protezione civile sono trattati nell'ambito del progetto e in particolar modo può essere di interesse ricordare che verranno fatti degli approfondimenti di protezione civile di procedure per quanto riguarda la diga del Mon Cenisio, che è situata proprio in un ambiente alpino tra l'Italia e la Francia, motivo per cui è di interesse sia al lato italiano e sia al lato francese per i suoi problemi di natura di protezione civile. Ecco, proprio nell'ambito di questo progetto che verranno studiati i migliori metodi per poter andare ad effettuare attività di monitoraggio anche strumentale delle opere attraverso quelle che sono le competenze di sia delle regioni che collaborano nell'ambito del progetto, quindi la regione Piemonte, la regione Valle d'Aosta che è capofila, ma anche centri di ricerca come il Politecnico di Torino e il centro di ricerca francese che si chiama IRSEA, che si occupa appunto di sicurezza sulle opere idrauliche. Il progetto Resba, dove vede la città metropolitana a capofila, è un progetto importante perché consente all'amministrazione e alla cittadinanza di conoscere i rischi e i pericoli del proprio territorio, soprattutto per quello che riguarda, nel nostro caso, la diga del Mon Cenisio. Sono momenti importanti dove le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo importante di informazione e questo deve essere un ruolo che ricade anche sui comuni, perché i cittadini informati avranno sicuramente una possibilità in più di affrontare le problematiche del territorio in modo freddo, serio e non col panico o con il punto interrogativo di cosa può succedere sul proprio territorio. È importante perché questi rischi, che pure sono molto rari, non ci sono molti casi di collassi di dighe sia proprio a livello mondiale, sono molto rari, però determinano una preoccupazione nell'ambito dei cittadini, quindi conoscere qual è effettivamente il rischio, quali sono eventualmente dei comportamenti corretti, quali sono le azioni che le istituzioni, la regione Piemonte, la città metropolitana e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile stesso può fare e deve fare in queste situazioni, è una condizione di conoscenza che aiuta a gestire questo tipo di preoccupazioni.